tuoi mietitori conoscono questa creatura? Da quando sono comparsi anni fa. Senza di loro avremmo già vinto la guerra. Quale arroganza! Io sono solo uno tra gli infiniti strumenti della volontà degli anziani. Ok, allora abbiamo Gabriel, abbiamo Roberto, abbiamo Mox. Quindi ci sono i nostri quattro e loro due da questa parte. Dobbiamo sconfiggere il prescelto, che è da sola, a quanto pare. O forse c'è altra gente in mezzo. Ma intanto vediamo di capire cosa fare con la nostra Elena, che almeno ci illustra come è fatta sta mappa. Di qua è limitare, di qua è limitare. Quindi siamo nell'angolino da questa. E qua è abbastanza larga, quindi dobbiamo muoverci in questa direzione qua se vogliamo esplorare un po'. Andiamo qui. Sono a disposizione. Riusciamo a capire dov'è questa tizia? Ancora no. Intanto vediamo di metterci qua allora. Ok, mi muovo. I'm all over it. Eseguo gli ordini. D'accordo. Forza ragazzi, via, che sembra via, molto molto interessante. Probabilmente questa sarà una seconda parte. Farò un secondo episodio, insomma, per essere più tranquilli. Pronto ad attaccare a pista. Eccoli che arrivano. Molti sono ormai caduti. Assassina Gurmon Valinor, demone dei sospiri. Traumatizzato. Quindi questo è un sistema come in Shadow of Mordor, con il sistema delle unità eroiche nemiche. Punti di forza, probabilità che risponda al fuoco dopo un colpo mancato. Passo dell'ombra, questo prescelto non attiva la guardia e gli attacchi di reazione. Au, quindi non posso usare la guardia. Traumatizzato, le esplosioni infliggono danni aumentati a questo prescelto, molto bene. E nemici giurati, mietitori, i mietitori infliggono danni aumentati. Molto molto bene a sapersi. E molti ancora cadranno. Quindi ti faremo saltare in aria. Vediamo cosa fanno i dispersi nel frattempo. La dobbiamo far saltare in aria e dobbiamo cercarla, cioè dobbiamo capire dov'è più che altro. E tu riesci a vedere qualcosa? Mi muovo. Perché se si teletrasporta via ogni due secondi è un po' difficile. Vedo tutto. Teniamo comunque le guardie per i nostri ragazzi, che hanno ancora 5 di 6 di energia, insomma, c'hanno l'energia ridotta da prima. Però tu dovresti avere ancora una granata per poter sparare. Okay. Quindi non beccheremo lei, ma beccheremo tutto il resto, se tutto va bene. Però dobbiamo beccarla. Ordine confermato. Facciamo un po' di guardie perché comunque devono arrivare dispersi. Non sanno proprio muoversi in silenzio. Azione del prescelto. Eccolo! Au! Mi ha frastornato un personaggio. Ok, è arrivato il momento di disintegrare questo personaggio. Non andartene via. Dove pensi di andare? Ok, si è nascosta qua. C'ha 22 energia, eh. Una volta catturato, il suo umano mi rivelerà tutte le informazioni di cui ho bisogno, comandante. E questa è la cosa interessante. Ha stordito uno dei nostri soldati. Dobbiamo inviare subito qualcuno in suo aiuto prima che quel mostro abbia occasione di attaccare di nuovo. Se un soldato viene frastornato dall'attacco di un prescelto, è possibile risvegliarlo quando un alleato si sposta su una casella adiacente, usare l'abilità gratuita rianimazione, risveglia un'unità rianimata e ha una probabilità di essere disorientato. Interessante perché vuole cercare di rubare i nostri segreti più che di ucciderci. Siamo pronti a fare un po' di danno? Honey, sei abbastanza vicino da poterle sparare? Non lo vediamo da qua, però lo vede Elena se viene qua. La mia vita è per la causa. Non lo vediamo da qua? Scusa, dov'è? Perché non lo vedo più? Dove cavolo si è spostata? Intanto vediamo di avvicinarci qua. E vediamo di fare rianimazione su Enrico. Cosa? È disorientato, va bene. E Mox, vieni giù.
Dobbiamo capire dov'è. Dobbiamo capire dov'è. Per capire dov'è dobbiamo muoverci giù, mi sa. Corrampino, riusciamo ad andare giù? No. Questo è il limitare della mappa, quindi si è messa proprio nell'angolino, sembrerebbe. Andiamo giù qua. Come ordinato. Riusciamo a vederla? Queste sono le informazioni. Ok, il prescelto è lì. Quindi, tu, Honey, puoi lanciare una granata qua sotto? Vai. Tre danni perché ha traumatizzato, quindi un danno in più. Un ignobile attacco. Tu hai la possibilità di buttarla a Claymore. Qui. Posizionata con cura. E di spararle? Posso spararle anche io? Tu hai un 19 di beccarla, che è un po' poco. Però hai la possibilità di usare il rampino da questo lato? No. In realtà il guerrigliero è un po' inutile in questo caso, ma va bene lo stesso. Tu hai la possibilità di lanciare un'altra granata se vuoi. Però devo stare attento che lui non ha granché di energia. Comunque non posso mettermi in guardia, quindi non è che posso farci più di tanto. Mi conviene piuttosto avvicinarmi e lanciare le granate. Si è messo in una posizione molto brutta però lei, eh. Non riusciamo a lanciarla da qua, no. C'è un punto dove potevo beccarla, che è qua. Qui. Che non lo vedo più adesso. Non riesco a vederlo. Cosa facciamo? Tu puoi muoverti qua. Tu puoi avvicinarti a sto punto e cercare di accerchiarla. Qua. Vado. E tu ti avvicini. O ci avviciniamo del tutto, oppure in guardia non posso starci, quindi o sprechiamo l'azione. Cioè non posso starci, non serve. Proviamo sotto. E tu non puoi neanche curarti? Unità disorientata. Stai al riparo allora. Sono qui. Eccola che si muove. Cover my flank. Quanto cavolo si muove? Maremoto, cos'è sta roba? Tempesta di lame. Oh oh. Ok, comunque adesso dobbiamo è libera. Rinvenire i nostri uomini, comandante. 68% di colpire. Allora, tu hai già usato questo? Sono ancora disorientato. Tu puoi usare l'azione gratuita per rianimarla. Non è più frastornata, ottimo. Salvare il vostro alleato? Una scelta nobile quanto stupida. 50% di essere rivelato, 79% di colpire. Mancato col 79%. Ah, il gioco comincia, Sotto, sotto, neanche rivelato. E anche mi ha risposto l'attacco. Fagli un bel respiro, sarà uno degli ultimi. That's affirmative. 72%, vai. 6 danni. Una battaglia boss interessante, non molto interessante. Da così poco. Tu puoi sparare la Claymore, ma non ha senso adesso. E c'è il mio personaggio che deve sparare, e ci sei tu che devi sparare. Spariamogli addosso tutto allora. 4 danni. C'è ancora 9 d'energia? Questa guerra si è stranamente rivelata piuttosto coinvolgente. Bravi, XCOM.
Ciò nonostante, gli anziani vogliono la vostra testa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non posso deluderli. Le onde sonore emesse da quella capsula si stanno diffondendo su un'area molto vasta. Oh oh. Ok, quindi abbiamo sconfitto il prescelto, ma adesso in sono arrivati gli altri. In altre parole, quell'affare ha appena invitato a cena tutti i dispersi rimasti in città. Esattamente. L'intera massa biologica dei dispersi sta convergendo sulla vostra posizione. Quindi è tempo È il momento di alzare i tacchi, gente. Spaccare i culi. Firebrand si dirige al punto di estrazione. Datevi una mossa. Abbiamo 6 turni per arrivare dall'altra parte della mappa. E siamo all'inizio? Ok, ci ha ricaricato tutto quanto. Tu sei ancora stordita? C'hai... Perché sei così? Perché è ancora stordita, mi sa, commenta. Va bene, cominciamo. Allora, tu vieni qua. Verso la posizione indicata. Comincia a farmi un po' di... colpi in testa? Mancato. Ho fallito. Sarà una cosa che succederà spesso, secondo me. 78%. Andiamo con questo. Ok. Uccisione confermata. Non ne hai altre, quindi devi ricaricare. E... gli altri hanno già fatto la loro azione, quindi non posso fare niente se non muovermi con Oni qua e ricaricare l'arma, probabilmente. Ok, 6 danni. Nemico abbattuto. Mi deve ricaricare. A far fuoco. Sono a secco. E tu puoi sparare a questi due e comincia a sparare. Allora, anche se sei stordito, dovresti riuscire a colpire qualcosa. Non farà più male a nessuno. Ottimo. Doppia uccisione. Nemico abbattuto. E ricarica. Andiamo. Se ci muoviamo sul treno, si sentono le urla, si stanno avvicinando un'orda di dispersi. Eccoli che arrivano. Ah, stanno andando da lui? No, stanno salendo su. Una mano sola questa. Aia! C'è uno d'energia. Le analisi preliminari dei movimenti di queste creature mostrano una strategia d'attacco ben organizzata. Forse non sono senza cervello come pensavamo. Una possibilità affascinante quanto terrificante. Odio sbagliare così tanti colpi. Allora, tu puoi curarti e ti curerai. Roberto, ho bisogno di te. Understood. Moving out. Per favore, fammi fuori questo. Grazie. Taken care of. Locked and loaded. Tu vieni qua. Sì, comandante. Ricarica in corso. Honey, vieni qua. Mi muovo verso le coordinate. Outrider, vieni. Puoi tornare anche in ombra. Attaccherò dall'ombra. Così ti puoi muovere di più. Cambio posizione. C'ha uno di energia anche lei. E lei non deve assolutamente morire. E tu ricarica. Pronta a ricaricare. Tu curati. Non ti muovere, te la caverai. Avrei dovuto curare Dragunova, però va bene lo stesso. D'accordo. D'accordo. Arrivano? Ok, dobbiamo passare questa zona qua. Quante diavolo ne rimangono ancora in questa città? La Advent ha inviato pattuglie di purificatori per anni, eppure le creature sopravvivono. O meglio, prosperano. Non abbiamo idea del perché. E tu sarai il nostro scout, perché devo capire come arrivare fin là. E se arriviamo da questa parte potrebbe essere utile, quindi se la muovo... se mi muovo lungo questa cosa sopraelevata potrebbe essere utile. Allora, tu vieni qua. Vado in posizione. E il mio personaggio è un po' messo peggio degli altri in questo caso. In posizione. On the move. Nox lo lasciamo giù.
Secondo me Mox lo lasciamo giù e lo continuiamo a... Vado verso l'obiettivo. Potrei usare anche il rampino. Lo useremo dopo. Abbiamo un 64% di colpire quello, provaci. Ottimo. E muoviti qui. In movimento. Tanto loro non mi vedono, non vedono lei e lui lo vedono a malapena, quindi... tu hai bisogno anche di ricaricare, cioè io ho bisogno di ricaricare. Però è la pistola, quindi in realtà mi andrebbe bene anche non usare il fucile, usare la pistola. Quindi muoviamoci ancora più avanti e abbiamo lui da muovere qua. In movimento. E da muovere qua. E tu puoi... Roberto può curarsi? Cioè può curarsi, può mettersi in guardia? Roberto lo tiene in guardia. E anche tu resta in guardia. E anche tu... No, tu vieni... Loro non mi vedono qua dentro, quindi posso mettermi qua. Vado verso l'obiettivo. Sperando che non mi becchino. E ne arrivano altri e altri ancora. Quattro danni, ok, abbiamo ucciso uno. Colpo andato a vuoto. E questi si stanno muovendo. All'epoca non ero ancora nato. Eppure l'idea di ciò che è stato fatto alla città e ai suoi abitanti mi disgusta. Ti credo. Ok, allora. Tu. Dobbiamo arrivare fin là. Quindi se andiamo qua in fondo e poi tagliamo, Volca, dovrebbe essere utile. Porca, ce ne sono tantissimi. E non posso... Ah, devo passare per forza da questa parte. Ok, allora tu vieni qua. Mi muovo secondo gli ordini. Qua ci sarebbe lo spazio ideale per la Claymore, ma l'ho già usata, maledizione. Gabriel, vieni qua, ma se vieni qua ti vedono? Se vedi qua, non credo ti vedano. Oppure vieni qua. Mi sto muovendo. Mi spari a uno di questi. Potrei usare anche Mox. Adesso vediamo di andare da Mox. Mox, dove puoi muoverti col rampino? Puoi muoverti qua sopra col rampino. Allora, Mox si muove qua sopra col rampino. Cambio posizione. Mi spara a questo. Perfetto. Prossimo turno lo puoi passare andando... Anzi no, questo turno perché hai usato il rampino, puoi usarlo per andare qua. E puoi sparare a quello. Ottimo. Puoi ricaricare. E adesso vediamo di spostare me stesso. Allora, mi muovo qua e ricarico. Ricevuto, mi muovo. Pronto a far fuoco. È molto bello che sia cecchino da questa posizione qua, quindi andiamo pure avanti. Ho la ricarica gratuita, quindi posso muovere due volte, molto bene. Tu muoviti qua, tu mi muoviti qua, tu... Tu muoviti qua. Roger! E ci muoviamo tutti qua sopra e poi vediamo di fare una... un'imboscata a quelli, anche se non è una vera e propria imboscata. Vi muovete voi o no? Sa che si muovono, eh sì che si muovono. Uno si è mosso. Arriverà ok. Arriverà il giorno in cui la mia gente potrà vivere in pace in questi luoghi. Se sono tutti come te, mi sembra una possibilità plausibile. Abbiamo di pistolettata a manetta. E a terra. Tu come sei messa? Tu poi potresti correre fino al traguardo, però forse è meglio che ti metta qua, che così vedi cosa c'è. Non ti faccio sparare, ma voglio capire se i miei possono sparare. No, nessuno dei miei può sparare. Tu vieni rivelato se ti metti in questa posizione qua. Se ti metti in qualsiasi di questa posizione, li attiviamo.
Quindi conviene che stiamo in guardia. Situazione sotto controllo. Tu vieni qua e stiamo in guardia. Stiamo in guardia con tutti loro. Ah, qua soldati rimasti, notturni rimasti. Affermativo. Stupido che sono. Affermativo. Tu stai qua dietro. No, stai in guardia. Avrei dovuto spostarlo un pochino, però va bene anche così. Arrivano? Fuori uno. Ne uccisi 3. Sono 4. Bersaglio a terra. Mi hanno visto? No, non ho visto lei, ma. Ah, si sono attivati adesso questi. Sono due pod diversi. Rileviamo la presenza di altri dispersi. Si dirigono verso il punto di estrazione. Fate attenzione, devono aver capito le nostre intenzioni. Gli anziani vogliono boicottare questa alleanza. Là ci vorrà molto di più dei dispersi per fermarci. Sarei tentato di andare giù con me stesso e sparare. Con la pistola c'ho il 97% di colpire e la pistola non va ricaricata, quindi è meglio. Nemico neutralizzato. Solo che devo selezionarlo ogni volta perché. Nemico neutralizzato. Sto uccidendo tutti con la pistoletta. Bersaglio inerme. Abbiamo un nuovo pistolero in città. E sono io. Uccisione confermata. Centrato. Perfetto. Quante uccisioni ho? Non credo contino le uccisioni dei... Non credo contino queste uccisioni qua, ma... E qua non conviene. Come faccio a muovermi per vedere se la zona è libera? Vado dove mi viene ordinato. Ok, la zona è anche libera. Quindi ancora possibilità di arrivare fin qua, quindi scattiamo. Scattiamo. Ricevuto. Mox, vieni qua. È lontano. Lo so che è lontano. Tu vieni qua. Posizione confermata. Il mio personaggio può anche muoversi così tanto. Si può fare. E Roberto vieni qua. Tu resta in guardia. Apri chiudi porta perché abbiamo la porta qua dietro. Tengo d'occhio la situazione. Eccoli che arrivano. Firebrand è in posizione, ma la situazione a terra è peggio del previsto. Il tempo stringe, gente. Stiamo arrivando. Resistete il più possibile. Ok, qua avrei la possibilità di fare con probabilità di colpire abbastanza alte. Adesso vediamo se è il caso di muoversi, magari prima. Possiamo passare per qua dentro. 10-4. Devo correre. C'è chi apre le porte e c'è chi passa dalla finestra. Io vengo qua. D'accordo. Gabriel lo muoviamo qui. Scatto. E Honey la muoviamo qua. Eseguo. Non li lascerò passare. Ok, il prossimo turno siamo pronti ad andare. Lo fanno loro. Oh oh. Oh oh. Fate un po' di attacco. Colpito! Eh sì. Centrale, la dimensione della massa biologica in movimento verso la vostra posizione è sconcertante. Se non riusciremo a evacuare la squadra. Mi creda, dottore.
lo sanno. Ma tanto ci sono io. Bersaglio a terra. Nemico distrutto. Ok, possiamo andarcene. Addio. Mi fido ciecamente. Ok. Nemico distrutto. Sto usando molte munizioni. Ah, ho sbagliato un colpo. Ora mi servono munizioni. 87. Ottimo. Ok, tu sei a posto, tu puoi ricaricare. Pratal può venire qua. Omei può venire qua. Agli ordini. Io posso venire qua. Su, su, su. E ci siamo tutti. La missione è stata un successo. L'intera orda si dirige verso di noi. Non possiamo resistere a lungo. Outrider ad Avenger, ci serve una via d'uscita. Non posso scendere più di così. Mai. Non ho intenzione di morire qui. Sono dietro di te. Rockstar alla forza. Gli sta dando una mano. Oh oh. È ora di tornare a casa, traditore. No. Wow, che missione, che gran bella missione. Un'ora erotti che registro. Molto probabilmente la taglierò perché non riesco. Le fazioni della resistenza hanno promesso di aiutarci. Confesso che mi piacerebbe dare un'occhiata più da vicino al loro equipaggiamento. Abbiamo dei gravemente feriti, abbiamo un legame disponibile anche che adesso vedremo. Tu sei un fantasma, maestro con la spada o fantasma? Quando la squadra viene rivelata, questo soldato rimane nascosto, oppure tutti gli attacchi con la spada infliggono 2 danni aggiuntivi, 10 alla mira. Andiamo con la spada intanto. Continuiamo pure. Abbiamo Guren Ragan che è gravemente ferito, ma ha la possibilità di andare con il protocollo di controllo o il protocollo di rianimazione. Invia il Gremlin da un alleato per rimuovere gli stati mentali negativi, disorientamento, stordimento, panico, perdita dei sensi, oppure con la possibilità di comandare gli avversari. Questo è molto molto interessante, la facciamo. E senza legami c'è qualcosa... ho visto che c'era un legame disponibile, quindi vedremo. Nostra Honey avrà esperto in demolizioni o artigliere pesante. Lo shredder è molto interessante, però l'attrezzatura include stati extra di protezione e corazza che conferiscono un punto bonus di armatura a far subire 76% di danni meno gli attacchi. Oppure shredder. Andiamo di shredder con lei. E il mio personaggio, vediamo un po' che cosa si becca. C'ha l'occhio di falco o il fuoco di ritorno. Molto probabilmente farà una build del pistolero assoluto. Quando sei bersaglio del fuoco nemico, poi spari automaticamente in risposta con la tua arma pistola. Vada col fuoco di ritorno. Io sarò il pistolero della Madonna, probabilmente, in questa partita. La nostra Dragunova è ritornata anche lei, quindi vediamo un po'. Come vedete hanno tutti quanti energia molto bassa, quindi la prossima missione non li potrò usare, probabilmente. Non abbiamo oggetti recuperati, ma abbiamo... il dottor Valery Gerasimenko, lo scienziato, e i 64 dati, oltre che al fatto che... il signor Volk qua deve essere abbastanza contento. Le forze Advent hanno interrogato molti prigionieri, ma nessuno sa essere convincente come me. Lavorando a stretto contatto, questi soldati hanno stabilito un'ottima intesa, comandante. Sarebbe interessante sfruttarla in addestramento per beneficiarne sul piano tattico. Ok, vediamo di fare allora questo collegamento tra Gabriel Enrico e Roberto Secchi, è venuto fuori così, quindi stabiliamo pure il legame tra di loro, che sono uno specialista e un ranger di livello 1, lavora in squadra, conferisce un punto azione aggiuntivo a un collega, una sola carica condivisa tra i due, quindi possono darsi l'abilità che c'era nel avevamo comandante della sospetti, squadra della lunga guerra, cioè dare il comando, la possibilità di usare un'altra azione all'altro. Confermiamo pure e facciamo il poster di coppia che è sempre figo. Fuori dai centri cittadini. Ora che sappiamo di questa base segreta, devo ammettere che tremo al pensiero di quello che ci potremo trovare.
potrebbero farci di tutto. Come dimostra la propaganda della Advent, i media sono un'arma da non sottovalutare in guerra. È il momento di rispondere a tono. Le imprese dei nostri soldati serviranno a risollevare il morale delle truppe della Resistenza. Vediamo di fare una foto ricordo anche di questa cosa. Vediamo se riesco a trovarne una interessante. Ok, questa mi piace come sfondo. Vediamo di fare le posizioni belle. Allora, lo specialista c'ha... mi piace molto questa posizione qua. E come ranger c'era la posizione interessante che era quella... ecco, questa posizione qua mi piace molto. Quindi la nostra prima Advent copia... Burger, mettiamo al primo posto il sapore dei nostri clienti. Ok, modifichiamo... no, i soldati, modifichiamo anche il testo. Occhio a quei due. No, chi sono questi? Beh, potete chiamarmi come volete, ma intanto mettiamo come... sono Gabriel Enrico e Roberto Secchi. Secchi e Enrico. Enrico. No, mettiamo come Gabriel Enrico. Mettiamoli come... sì, dai. Gabri Enrico. Scattafoto. Ok, ce l'abbiamo tra di noi. E vediamo pure di tornare indietro. Soldato catturato. Pratal Mox, guerrigliero. Soldato semplice. Questo appunto è il poster che è venuto fuori da questa cosa. Soldato semplice Mox. Durante lo svolgimento di questa missione, Gurmon Valinor, che è l'assassina, ha catturato il nostro operatore Pratal Mox. Le prossime missioni segrete ci riveleranno la sua posizione attuale. Quindi possiamo andare a liberarlo. Vediamo se riesco a parlare italiano dopo una missione del genere. Ed è una cosa che potrebbe succedere anche ai nostri altri personaggi, quindi molto molto interessante. Continuiamo pure. La segreta in congiunzione con le fazioni della Resistenza ci aiuterà a localizzare il nostro soldato. Ok. Grazie per aver inviato lo staff di supporto per aiutarmi, comandante. Mi assicurerò che venga utilizzato al meglio. I nostri metodi sono diversi dai vostri, ma abbiamo in comune la volontà di salvare il mondo che conosciamo e amiamo. Metteremo fine a questa invasione o moriremo da eroi. Quindi abbiamo conosciuto più o meno due delle fazioni, ma manca una terza. Anche io e Oney siamo collegati, quindi stabiliamo anche il legame tra di noi. C'è una qualcosa di grande tra di noi. L'incudine del martello mi piace tantissimo, e anche lo sfondo mi piace già di default così, quindi scattiamola direttamente. Da Pizzenator e The Brave. Ok, molto molto bella come cosa. E bene, 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 bene. Sono contentissimo, insomma, di quello che abbiamo. Avremo anche le ricerche velocizzate, ricerca, grazie al fatto che abbiamo uno piani, scienziato. Comandante. Ammiro il coraggio e la tenacia delle nostre truppe sul campo. Affrontano nemici ben addestrati e armati fino ai denti. Ne abbiamo uccisi già 50. Nella loro lealtà alla causa. Nuovi ordini, comandante? Giusto per sapere, ci vedono il numero di uccisioni? Volontà 37 di 55. Che la volontà adesso serve per farci capire appunto che per la prossima missione non sarà tanto interessante. Ed è appunto collegato con Honey. Punti abilità 3. Uccisione 17 mi dice qua. Quindi vuol dire che mi tiene conto di tutte le uccisioni. Questo è l'unico soldato che andremo a congedare in questo caso, perché non è uno di voi, ma faccio spazio per voi, diciamo in questa maniera. E andiamo a vedere anche come siamo come soldini. Credo siamo ancora, sì, siamo sempre là. E volevo anche vedere, già che ci siamo, recluta, sono le stesse, sì, ci sono alcuni che sono, questi non li voglio, diciamo, mentre questi siete già voi. Tra l'altro c'è sia Lord Nikius che Nazi Janfer, che ho meglio messo la stessa maschera, ma va bene. Visuali da soldati, tanto abbiamo tantissime cose. Ecco, volevo vedere Outrider come è messo, è messa gravemente ferita, anche lei può fare i legami. All'ombra, a Claymore e ha l'abilità del soldato. Le anche della Resistenza gestiscono le promozioni in modo più flessibile. Spesso i loro soldati ottengono più di un'abilità a ogni passaggio di grado. Si adatteranno alle sue scelte, comandante.
Quindi ha questa cosa nuova, cioè il fatto che ha due abilità, Claymore e Ombra, poi può imparare due, poi due, poi ha le cose anche del tiratore scelto e dell'XCOM che può fare, quindi molto molto interessante. Se andiamo sotto le abilità, vediamo un attimo se andiamo sotto... Quando vuole, sono pronta a partire. La nostra ricerca procede come previsto, comandante. Possiamo cercare un soldato da mettere, riaddestra le abilità dei soldati, quindi posso metterle qua, oppure posso rinforzare il legame tra i soldati. Non ci sono soldati disponibili per rinforzare i legami per adesso. Potrei riaddestrare le mie abilità, ma va bene così. Possiamo addestrarne di nuove. E adesso posso farlo? Sì, perché abbiamo 10 punti divisi tra quelli del soldato e quelli dell'XCOM. Quindi lui ne ha 0, lui ne ha 0, lui ne ha 5, quindi possiamo dargli insomma delle cose interessanti. Questi costano 25, possiamo dargli fantasma e possiamo dargli anche zona letale. Spara un colpo di reazione contro i nemici che si muovono e attaccano nel cono di fuoco, interessantissima. Comandante, ogni soldato è valutato in base a un valore chiamato intelligenza bellica, basato sulla conoscenza delle nostre tattiche e potenzialità militari. Per via della loro particolare esperienza sul campo, gli uomini delle fazioni della resistenza otterranno nuove abilità fondate sulla propria intelligenza bellica. Molto molto bello. Io posso prendermi colpo a catena, sparo con una priorità di meno 15 e se colpisce il bersaglio mette automaticamente a segno un altro colpo ai suoi danni, quindi doppio colpo praticamente se colpiamo col primo, oppure occhio di falco per il discorso del di fare la visuale di squadra, la guardia in visuale di squadra, molto interessante. A lei possiamo dare mira, quando usi al riparo l'unità ora guadagna 20 alla mira al primo colpo, quindi è la mira di Longwar che è stata aggiunta. Protezione antiurto e possiamo andare avanti insomma dando delle abilità aggiuntive molto molto interessanti ai nostri ragazzi, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Intelligenza bellica. Roberto Secchi otterrà punti e abilità più velocemente degli altri soldati grazie alla sua notevole esperienza nel campo. Ogni soldato ha un livello di intelligenza bellica separato. Questo è perché appunto abbiamo capito questa cosa nuova. E qualcuno è anche un genio, se non mi ricordo male. Esatto, ad esempio Thomas Capitani è un genio, quindi otterrà più punti per questa cosa. Bene, è tutto per oggi perché è una puntata lunghissima, probabilmente addirittura divisa in tre. Io sono contentissimo di presentarvi questo gioco e di continuare l'assalto e vediamo un po' che cosa ci capita allora nel prossimo episodio. Io sono East Brave, Namaste and be brave.